avevo annunciato e oggi ve lo porto qua. Benvenuti nella nuova box review del mese di aprile, l'ultima del mese di aprile, dopodiché ci vedremo a maggio. Il libro di cui vi voglio parlare è uno dei libri che ho apprezzato di più nel mese di marzo, appunto. Tra le letture di marzo è uno dei pochi che ha ottenuto le 5 fantomatiche stelline di Goodreads. L'orribile karma colpisce ancora di David Safier, uscito per Sterling e Cooper nel 2015. Questo libro è una sorta di seguito dell'orribile karma della formica che ho tantissimo apprezzato e che vi ho portato in una box review nel mese di febbraio, se non mi ricordo male. Comunque trovate qua sopra nell'info box la box review relativa appunto al precedente romanzo, ma non è un vero e proprio seguito perché è legato al primo romanzo solamente al 90% per quanto riguarda alcuni concetti, alcuni personaggi che rientrano all'interno della trama. La storia stavolta non vede un unico protagonista come nel primo romanzo, ma ne vede due. E i due protagonisti sono Daisy e Mark. Daisy è un'aspirante attrice ma senza grandissime speranze, che si ritrova a che fare con Mark, che invece è un attore molto famoso, molto affermato, ed entrambi hanno in comune il fatto di essere molto determinati e di avere un carattere decisamente egoista. Questo egoismo li porterà a reincarnarsi, come era stato per Kim nel primo libro, in due formiche soldato però questa volta. Questa cosa li porterà a rincontrare alcuni personaggi che aveva incontrato pure Kim nella sua prima reincarnazione. Entrambi comprendono prima di Kim quale sia il meccanismo del karma e il meccanismo secondo il quale loro si possano reincarnare in animali sempre più grandi, ma soprattutto la motivazione che li spinge a volersi reincarnare e riavvicinare alle persone che hanno conosciuto e che gli erano vicine nella vita umana, gli arriva molto prima di quanto non fosse successo nel primo romanzo con la protagonista. Daisy e Mark, per quanto diversi, hanno dei tratti comuni, come dicevo, e quindi da prima non vogliono avere niente a che fare l'uno con l'altra, piano piano si avvicinano sempre, sempre di più. Continuano a reincarnarsi in animali sempre più grandi, un po' a singhiozzo, nel senso che all'inizio sembra che abbiano un'evoluzione in positivo, ma poi inevitabilmente, dati i desideri reconditi di questi due personaggi, finiscono con reincarnarsi in animali anche molto molto insignificanti. Buddha, ovviamente, sempre onnipresente e gli spiega ogni volta il motivo per il quale si siano reincarnati in qualche cosa, ma alla fine raggiungono finalmente il loro obiettivo, che, come per Kim, non è raggiungere il famoso nirvana a cui tutti aspirano, ma al contrario è ritornare esseri umani. E questo concetto, appunto, si palesa, penso, in ogni lettore, perché ogni lettore, nel momento in cui legge questo romanzo o magari il precedente, ragiona moltissimo sulla questione della reincarnazione, che magari non è propria delle proprie conoscenze, e ragiona molto sul fatto se si trovasse nella stessa situazione come reagirebbe, quale sarebbe il proprio obiettivo. Chiaramente questo romanzo, come nel primo, ha uno stile molto molto umoristico, ma allo stesso tempo ha una morale molto molto profonda, che è praticamente analoga al primo, ma si sofferma su concetti un pochino più precisi. E il concetto principale è: non vale la pena di lasciare una vita se non la si è vissuta appieno, e questo sarà l'obiettivo che si prefiggeranno Mark e Daisy durante tutto il romanzo, fino a raggiungere il loro lieto fine personale. Lo stile di David Safier non delude mai, non delude mai, non mi ha deluso con il primo romanzo, non mi ha deluso con questo, e quindi sicuramente leggerò altri romanzi suoi. Sentirete parlare ancora di lui su questo canale. E dire, questo romanzo mi è piaciuto un po' meno del primo, ma comunque mi è piaciuto moltissimo, e si sofferma, come dicevo, sul concetto di vivere la vita appieno, secondo le proprie capacità, secondo i propri sogni e obiettivi. Non si può lasciare la vita terrena fino a che non si sono raggiunti tutti gli obiettivi, finché non si sono compresi gli scopi della propria vita. Scopi che ovviamente variano, perché dall'essere concreti e pratici, ecco, quindi obiettivi, per dire, nella carriera lavorativa, diventano molto più profondi, diventano molto più sentimentali ed emotivi come obiettivi. E questo, secondo me, è un po' il segreto della vita alla fine. Il senso della vita non è rincorrere un obiettivo pratico, ma rincorrere un po' il senso del proprio essere. Quindi quali sono gli affetti che dobbiamo necessariamente rincorrere e cercare di mantenere, e via dicendo. I punti in comune con il primo sono non solo la morale, ma anche la presenza di un personaggio che era il mio personaggio preferito del romanzo precedente, ovvero Casanova. Casanova
entra a far parte di questa storia praticamente da subito, fin dalla prima reincarnazione dei due protagonisti. E come nel primo ci sono delle piccole note a margine che ci spiegano le varie reincarnazioni di Casanova. Evidentemente David Safir si era accorto che aveva fatto di Casanova il personaggio prediletto del lettore e quindi avrà voluto inserirlo nuovamente proprio per questo motivo, perché si è reso conto che è un personaggio un po' chiave. L'unica cosa che mi è dispiaciuta un pochettino è che io l'avevo lasciato nel primo libro che pensavo avesse avuto il suo lieto fine e invece purtroppo è ricaduto nei suoi vizi personali e è stato costretto a continuare a reincarnarsi ad oltranza. Cosa vuol dire vivere la vita appieno? Questa è la domanda che mi sono posta leggendo questo libro. Vivere la vita appieno è riuscire a realizzare tutti i propri sogni. Riuscire ad essere completi a livello emotivo e personale. Riuscire a comprendere veramente l'essenza della propria personalità. Buddha dice una cosa molto interessante nei confronti dei due protagonisti, spiegandogli che lui non appare a tutti, ma appare solamente alle persone cosiddette speciali. Cosa fa di una persona speciale? La determinazione. La determinazione è la forza d'animo. I due protagonisti queste caratteristiche le hanno, ma non sanno di averle, e il loro percorso all'interno del karma e della reincarnazione gli serve proprio per comprendere questa cosa e per capire quanto essi, proprio per questa dote in comune, sono vicini. Questi due personaggi, appunto, durante il romanzo hanno un'evoluzione incredibile. Partono dall'essere entrambi molto, molto egoisti, in un modo o nell'altro. Mark in maniera molto più evidente, perché si vede che è il classico attore che una volta diventato famoso non ha più tempo per gli altri, non ama nessuno, ama solo se stesso, le proprie abitudini, i propri vizi. Daisy invece è una ragazza che per la forza e il desiderio di ottenere questo obiettivo di diventare attrice tralascia tutte le sue emozioni, tralascia le persone che gli sono a fianco, spesso è portata ad ingannarle pur di raggiungere il proprio obiettivo, è povera in canna ma se ne frega, cerca comunque di sviare tutte le regole che le vengono imposte dalla vita e dal vivere civile anche. E appunto c'è questa fortissima evoluzione anche del concetto di relazionarsi con le altre persone. Entrambi hanno questa cosa in comune, che non pensano di meritare l'amore del prossimo, perché sono comunque consapevoli di essere egoisti, sono consapevoli di non essere delle belle persone. E quindi danno per scontato che l'amore non faccia parte delle loro vite, proprio per questo, di non meritarsi l'amore. Durante il loro percorso, appunto avendo a che fare l'uno con l'altra in varie forme animalesche, si rendono conto che loro meritano amore, loro hanno dei punti positivi, perché altrimenti l'altra persona con cui nella vita umana non avevano niente a che fare li avrebbe abbandonati a priori. E invece quello che succede è che loro si avvicinano sempre di più ed entrambi si chiedono: ma se io sono davvero così una brutta persona, perché quest'altra persona vuole continuare a stare con me? È la domanda che si porranno durante tutto il romanzo, fino a raggiungere alla fine la consapevolezza di essere cambiati e migliorati. E questo è un po' il percorso che dovrebbero fare tutti, ma che ha fatto già in precedenza rispetto a questi protagonisti Kim Lange, ovvero la protagonista dell'orribile karma della formica. L'impressione è quella che Kim Lange si sia suddivisa in due. Si sia scissa in due, un po' macabra come immagine, però passatemela, caratterialmente all'interno di questi due personaggi. Quindi anziché avere solamente un protagonista femminile, abbiamo un protagonista femminile e uno maschile, che allo stesso modo hanno le stesse caratteristiche di Kim Lange, ma sotto due punti di vista diversi. Infatti c'è Daisy che sfrutta molto nella sua vita umana e terrena il suo fascino mancato, perché in realtà Daisy è una donna normale, non è una donna super bella, non è una donna super fisicata, al contrario, non ha né un bel fisico né un bel viso, non si sa perché voglia fare comunque l'attrice, ma ragazzi, i sogni sono desideri e è giusto perseguirli. Mark invece, al contrario, è un bell'uomo amato da tutti, ma che non ama nessuno, e via dicendo. Kim Lange era un po' l'unione di questi due personaggi, e David Safir ha voluto sperimentare, secondo me, la scissione appunto di questo protagonista. Scissione, che bella questa parola, la sto usando tantissimo. In conclusione, questo è un romanzo che vale la pena di leggere. Se vi è piaciuto molto il primo, non potete fare a meno di dare una possibilità a questo. Magari non a tutti piacerà, perché i più superficiali vedranno in questo romanzo una sorta di ripetizione rispetto al primo, ma non si sa mai. Voi dategli una possibilità, perché comunque è una lettura scorrevole e piacevole, vi assicuro che la leggerete in pochissimo tempo se lo stile vi piace e rientra un po' nei vostri gusti personali. Io questo libro l'ho letto in un giorno e mezzo, un record, perché in questo periodo di quarantena
mi sta completamente passando la voglia di leggere, me lo sto imponendo facendo letture leggere in un certo senso, e questa rientra perfettamente nelle letture leggere che sono sicura che mi piacciono. Quindi super super consigliato a tutti, in particolare a chi vuole passare delle belle ore in compagnia di un libro un po' umoristico, ma allo stesso tempo desidera un libro dalla forte morale che possa insegnare qualche cosa. Se avete letto questo libro, vi ha incuriosito, lasciatemi un commento qua sotto e ne discuteremo insieme, oppure se avete altri romanzi di David Sapia che non ho letto, che avete voglia di consigliarmi, ci tengo molto a sapere il vostro parere. Qua sopra vi trovate su tutti i vari social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino in su, e se vi piace questo video, il mio format, i vari format che faccio e il mio canale in generale, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Qui trovate la mail per le collaborazioni, ma anche per la corrispondenza tra fan. La trovate anche qua sotto in descrizione. Ovviamente io vi invito caldamente a scrivermi lunghissime mail. Io adoravo una volta scambiarmi mail con le persone quando andava di moda, in modo che ci possa essere appunto una corrispondenza e un feedback da parte dei miei follower. Noi ci vediamo con il prossimo video con Cartoon Joe il 30 aprile, mentre la prossima Books Review sarà ovviamente, come da palinsesto, il secondo lunedì di maggio. Ci vediamo con il prossimo video. Un bacione! Ciao!